oggi andiamo un pochino a controllare un pochino come vanno i canali, mi andate voi a consigliare dei nomi e andremo a scoprire, oltre ai classici video di YouTube Kids, anche magari qualche video nuovo, ecco, cioè qualche canale nuovo. Quindi, signori in chat, diamo il via alle danze, diamoci dei consigli per scoprire nuovi canali. Vai, sono pronto. Bertra, a posto. Ah, non ho specificato. YouTube Kids, ovviamente. Allora, Max Random l'abbiamo già... Ah, cazzo, AmeriTV. AmeriTV era quella tipo... Cos'è? Rumena, tipo... Perché piange nel... Ok, è Ucraina, mi sa. Non so da cosa l'ho capito, cioè... Sono varie cose che mi hanno fatto dire che è Ucraina. Però perché AmeriTV alla mia... Scusa, cosa cazzo vuol dire? Perché AmeriTV alla mia immagine profilo? Ma tipo fino a 3 secondi fa non ce l'aveva. Ho battuto tipo... Ce l'ho guardata l'immagine profilo. Qualcuno può clippare per favore? Così dopo rivedo il momento esatto in cui l'immagine profilo è cambiata. Non era questa. Giuro che l'ho vista, era lì che piangevo, ho fatto pure un commento, non era... Vabbè, niente, grazie YouTube. Ah, ecco, si è aggiornata. Vabbè, AmeriTV mi sa che è Ucraina. Ladro dei diamanti, o perché non si rubano le cose? Blu versus rosso, cioè questo è tipo Blood versus Crips. 2 giorni in piscina... Ok, questo è per bambini molto piccoli. Se sei il mio vero fan, ti regalo iPhone nuovo alle Olandia. Ma cosa cazzo è sta roba? Questa canzone la voglio dedicare al mio fan numero uno. Il suo ultimo desiderio è stato quello di dedicare la canzone non solo per lui, ma anche per tutti i nonni del mondo. Lui nella mia vita sarà sempre vivo. Ehi, ho un pathos troppo alto, potrei prendermi a piangere senza motivo. Comunque questo video credo sia riferito alla guerra in Ucraina, perché è Ucraina. Figo. Ah, anche intervista addirittura per Rai 1. Ah, cavolo, però il canale cresce. Disegnare Squid Game o come liberarsi da guardiano di Squid Game. No, ok ragazzi, non voglio guardare questo canale, mi sento troppo in colpa per il corso della guerra in Ucraina, per favore, non fatemi fare queste cose, per favore, ho una morale, non voglio distruggerla. Sicuro sia un canale per bambini. Crazy Mad, ok. Crazy Mad, io ho già sentito questo nome, perché... Perché per le copertine di Stumble Guys. Ho giocato con un fan, ci prova con la mia fidanzata durante un provino. Fingo di entrare nel team di un hater su Stumble. Ma è letteralmente il canale di Cadiax, quello che abbiamo reagito nel video. Batto i record mondiali. Poi questi canali hanno tipo, ecco, Crazy John, ok. Ma è tipo il multiverso dove è tipo il fratello, il fratellino piccolo, la mamma. Questo canale ha 885.000 iscritti. Intrappolato nella caverna più stretta al mondo. Cioè le catacombe di Parigi, tipo. Se riesci a non lavarti, vinci 100 euro. Cazzo. Grazie Inni per i 100 bit e grazie a tutti per la sub, ragazzi. Benvenuti. Ho regalato 2.000 euro ai senza tetto. Ho fatto rapinare i minori, i miei amici. Sono andati in America gratis. Sopravvivo nel deserto. Se urli perdi 500 euro. Sopravvivere bloccato in aria per 24 ore. Dai, fa molto tipo video di Mr. Beast. No, sto dicendo una cagata. L'uomo più forte al mondo. Sto scegliendo il video accurato. L'ultimo che esce dal bagno vince 100 euro. Chi guadagna più soldi? 100 scherzi in 24 ore. Vai. Mi hai convinto, crazy. Ma dove cazzo è ambientato? Location paesino dell'entroterra calabrese. Probabilmente ambientato tra Gioia Tauro e... Non conosco altri paesi calabri. A Catanzaro, ok. Catanzaro. Comunque, una cosa, non so se... Ma una sedia! Sì, questa è una sedia! A parte che l'ho flashato nudo, partiamo da questo presupposto.
Spero che questo scherzo non sia fingo a mio fratello che mi sono tipo tagliato le vene in vasca. Bambini nudi, tette, criceti. Intro epica, tutto, e poi fonte di Fortnite. È possibile fare 100 scherzi in 24 ore? Non lo so, ma oggi ci proveremo, andiamo! Ok ragazzi, siamo alla Lidl e Giada e Favarinia stanno venendo, che sono andati a fare la spesa. Ok, vai pure, quando vuoi vai. Sono scappati, oddio. Oddio, è stato bellissimo. Dopo aver fatto la spesa, Joe aveva un po' di fame. E quindi perché non preparargli un bel panino saporito? Joe mi ha chiesto di preparargli un bel panino e... Scusate ragazzi, sono in trance. Sto tentando di capire il video. C'è un grande problema in questo video e ve lo illustrerò molto brevemente. Così. Allora, questo qua è... Ok, questo qua è un concetto che in audio viene chiamato guadagno, ok? Quando voi andate a registrare un video, editare un video, avete semplicemente il volume. Ecco, voi il volume lo potete alzare fino a un certo punto. Cioè, voi magari lo mettete a più 10, però magari non vi soddisfa. Ecco, è in questo caso che viene in vostro aiuto il gain, i vari compressori e altro, per aumentare ancora di più il volume dei vostri video. Ecco, probabilmente in questo video ci sono una roba come 12 compressori, porca troia, perché il volume mi sta entrando dentro il cervello. Noi glielo facciamo un bel panino, e glielo facciamo anche molto buono, con scarafaggi essiccati veri, cioè, raga. Che schifo! Andiamoli a mettere. Oh, buonissimi. Sono veri scarafaggi. Immagino che sarà una goduria mangiare questo bel panino. Probabilmente prendere qualche malattia, perché cioè mangiare tipo insetti. Oddio, forse però insetti essiccati, non lo so. È commestibile. No, ovviamente nascondiamo il tutto con della maionese e ci siamo. Andiamola a chiamare. Gio, è pronto il panino? Ah, finalmente, stavo morendo. Ah, ma c'è lo schiaccionomi di Tarkovsky di sottofondo. Ti piace? Sono contento. Dai, mangialo tutto, mi raccomando, perché ha molta sostanza all'interno. È molto croccante. È croccante, vero? Sì, è una ricetta speciale, me l'ha consigliato mia madre. Vorrei proprio sapere che cosa c'è messo all'interno. Ma io che non lo so. Letteralmente la scena di Snowpiercer in cui i tizi che vivono là scoprono che i loro pappanetti con cui si nutrono sono fatti di scarafaggi. La stessa circa reazione. Proteine? Proteins! Ciao ragazzi, grazie per l'aria sub. Ma quel bambino ha appena detto merde? Cos'è peggio, un bambino volgare o un video per bambini volgare? Vi dico io cos'è peggio. La percentuale di IVA dello Stato italiano, porca miseria ragazzi, è veramente problematico sopravvivere e avere un'attività indipendente quando lo Stato... Scusate, mi piace però che fanculo lo censurano, ma merda no. E allora non censura niente, fra. Scherzo peto. Cosa sta facendo? Non so come questo scherzo peto può evolversi, però questo frame è strano. Ah, ma che... Oh! Aia! Aia! No. No. Che schifo, mi ha buttato un peto in faccia! In realtà...
Cioè, basta fare così, cioè la scopa era messa così e tu potevi fare così. E uscire. Raga, un attimo, intanto che ci siamo, sistemo un attimo una cosa. Ok. Pistolo non ci prendi, 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 pistolo non ci prendi. Streamer scopa in live su Twitch. E la piattaforma lo banna per soli 2 giorni. Twitch sta cadendo in basso. L'ho buttato sulla pancia, ma vabbè, in faccia va bene anche. Challenge delle bottiglie. Dovrei riuscire a tenere le 2 bottiglie, bravissimo. E okay, questo piatto di farina in mano, un amore. Dovrei resistere così per qualche secondo, ok? Vai, allora inizia il timer da ora, via, mi raccomando, stai attento. Madonna, quanto che... quanto clippa il microfono in certi momenti. No, una cosa che non capisco è perché ci sono i sottotitoli su in certi punti. Cioè serve a enfatizzare quello che sta dicendo. Oh. Oddio. Non sono andato, dai, adesso vado in bagno e mi pulisco. Boh, vabbè, ok. A questo punto le prime 4 ore erano passate. Se veramente volevo portare la challenge al termine, dovevo riuscire a fare... Cioè, è a metà. Ma gli scherzi agli sconosciuti. Oh, 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 oh. Si è scandalizzato. Si è scandalizzato. Tipica giornata nelle spiagge di Catanzaro Lido. Bello che il vecchietto probabilmente sta ascoltando il nuovo album dei Sanguisuga Bog. Però tra l'altro il vecchietto non si accorge della presenza di un cameraman davanti a lui. Oh, che hai fatto? Oh, scusa. Le cuffie, no, 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 le cuffie no. Le cuffie, gliele pago, gliele pago, gliele pago, gliele pago. Oh, non mi fermare, gliele pago, gliele pago. Voglio pagare le cuffie. Oh, una sedia, signori, una sedia. Gliele pago, gliele pago, gliele pago, gliele pago. Voglio pagare. Ma, oddio, ma questa è l'ultimate, non l'avevo mai vista. Tra l'altro credo che non siano siciliani dall'accento del vecchietto. Cioè, gli ha preso l'orecchio e il pomo d'Adamo. Non mi era mai capitato questa qua. Cioè, l'ultimate, prendere pure il pomo d'Adamo. Aspetta, un secondo che gliele do io. Gliele sto dando, era solo uno scherzo, stia calmo. Sta lavando, dato che prima gli abbiamo combinato un casino con la farina. È il momento di fargli credere che lo shampoo sia infinito. Chi cazzo fa la doccia in mutande? Tutti si lavano in mutande. Tutti! Tutti! A volte in bikini mi capita! Ma chi... ma va bene se sei, che ne so, al mare o altro, ma chi... cioè, a casa tua ti fai la doccia con i pantaloni, cioè con i jeans, con le mutande, che cazzo fai? Con la felpa! Con il giubbotto in pelle! Una cosa che mi fa troppo ridere di questi video è l'incredibile realisticità delle persone che parlano con se stesse con tono recitatorio in qualsiasi cosa fai. A me capita ogni tanto, che ne so, sbatto il piede e dico aia porca miseria, anche se sono solo. Oppure devo spostare una cosa e faccio madonna quanto pesa da solo. Ma basta, cioè, le mie giornate da solo in questa casa da solo sono io che sto... zitto quando faccio le cose. Invece questi qua si lavano, si fanno la doccia, fanno mi lavo, prendo lo shampoo, mi metto lo shampoo, mi lavo. Oh no, perché lo shampoo è infinito. Ok, facciamolo in
Oddio, che cosa ha combinato? Che cosa ha combinato? Mi ha rotto tutto il treppiedi. Questo è fuori di testa. Oh, oh, oh. Ti prendo. Questo non l'hanno fatto prima. È tutto uno scherzo. Si figuri. Raga, siamo all'autolavaggio e Gio. All'autolavaggio. Autolavaggio. Hai messo il ristacco? Ma aspetta, il gettone, fra. Ok. Vai. Ok, raga. Ma però esce piano piano. Ma bra, esci piano piano. Aspetta. Non si può, aspetta. Oddio, bra. Il cameraman con il mantello dell'invisibilità di Harry Potter. Tra l'altro, ragazzi, questa cosa vi posso assicurare perché l'ho provato sulla mia pelle. Fa un male cane, porca troia. Cioè, la pompa per lavare l'auto addosso ti buca la pelle, ti stacca le gambe a momenti. Infatti, cioè, tra l'altro, dove l'andava a ferire c'era proprio scritto non spruzzarsi con l'acqua perché muori. Ma che ce fai? Sono tutto bagnato. No, dai. È stato bellissimo, ragazzi. Minchia, in faccia ti proprio ti taglia gli occhi. Ad un certo punto avevamo deciso. Il tube è continued nel 2022. Siamo in linea coi tempi, no? Di fare scherzi al citofono, allora abbiamo chiesto a Favarigna di suonare il campanello, ma da bravi amici lo abbiamo lasciato là. Com'è finita? Ha chiesto scusa alla signora che lo voleva denunciare. Un altro scherzo sulla merda! Ma vedi che poi sono io che esagero o altro. Uno scherzo con la merda! Poi c'è manca a farlo apposta. L'audio sta clippando. Passamela, aspetta. Oh, grazie, Giada. No, ma mai le mani bagnate. Oh, scusa, Giada. Oh, mio Dio! Ma che cazzo? Oh, mio Dio! Che cazzo è? Aspetta, mo lo becco. Oh, scusa, Giada. Ok. Ha superato la prova del growl. Veramente ben fatto. Mi fa troppo ridere il taglio che fa tipo. Ma poi non è l'odore che ti fa venire quella cosa. Cioè, come fa a venirti il coniato di vomito se non c'è Nutella? Ma che cazzo che... Cioè, vabbè. Sicuramente mi fa troppo... Sei morto! Ti ho schifo tutta la mano piena di merda! Non l'ho fatto apposta, Giada! Prova ad odorarla un attimo. Odorala un attimo, L'idea di avere merda in mano. Sì, ma non funzionano così i cognati di vomito. No, sei un coglione. È Nutella. Questo è un esemplare. Tanto c'è un'incredibile presenza di parolacce in questo video, che anche se censurate sono parolacce. Ok. Target circa dai
fino ai 15 forse, 16 massimo. Di Favarigna che tra un po' verrà svegliato con un po' di salsa piccante. Raga, manco le bombe svegliano Favarigna. Dimmi che gliela mette negli occhi. Lo conosco da più di un anno e quindi è il momento. Sì, cioè gli stai letteralmente urlando nell'orecchio mentre dorme. Cioè. Ho finto di farlo, come dire, impazzire leggermente. Questo è Tabba. Oddio, raga, quanto cazzo è forte. Quanto cazzo è forte, è veramente una bomba. Cioè, quando gli metterò questo in bocca, fidatevi di me, esplode. Cosa? Chiudete gli occhi. Ok, chiudete gli occhi. Questo è Tabba. Oddio, raga. Quanto cazzo è forte. Quanto cazzo è forte, è veramente una bomba. Cioè, quando gli metterò questo in bocca, fidatevi di me, esploderà. Buongiorno, ragazzi. Come sta? Tutto bene? Abbiamo pensato tutti la stessa cosa. Dai, non dite sono strozzate. Buonissimo, eh? Fava, mangia, mangia, mangia. Bevi, bevi. È solo un po' di tabasco, bra! Bra, è solo un po' di tabasco! Che cazzo di contiene? No, no, no! Non farlo! Non farlo! Oh, Dio! Bra! Che casino! Bra, calmati! Ti senti? Stavo dormendo! Questo mi disturbi! Mi disturbi! Stavo dormendo! Mi stavo riportando! Questa notte non ho neanche riportato! E sto con il turbo! Mi sa che ha reagito leggermente male. Perché c'era un secchio d'acqua nel... Io voglio... Ah, c'ha un merch, voglio comprarlo. Canale adatto a tutte le età. Grazie che l'hai specificato perché effettivamente era abbastanza... cioè, mi sembrava per adulti, però... Dai, dai, dai. Tra l'altro solo un po' di tabasco, però gli hai inondato la faccia. Dai, dai, su, su. Troviamo un altro canale, fresh, sparatemi un altro canale. Dani e Robby l'abbiamo visto troppe volte. No, Lion basta. Che è Tom J? La basta sta roba di 10 anni fa, Alex e Jason. Jason e Alex, no dai, questi sembrano tranquilli. Che si sembrano tranquilli. Chi è RGB? Cosa cazzo è? No, credo RGB non intenda quello che intendiamo noi. Chi è Max Random? GBR. Ok, GBR, fammi vedere. Max Random sembrava più interessante. Ho shoppato la skin segreta di Sonic su Stumble Guys. Regalo 100 spin. Ah, ma certo che mi ricordo chi è Max Random. Ci ho pure reagito in un video. Com'è che si chiamava quello tipo di non giocare a Subway Surfer alle 3 di notte? Quello è vero. Come si chiama quello? Tipo di non giocare a Subway Surfer alle 2 di notte perché c'è, che ne so, Aggie Waggio, quelle porcherie. Fantellas. Ma Bella Diana ormai, capito, cioè ormai è dentro la lore. Game Time TV. È Game Time TV, sei sicuro? Cos'è? Mai photoshopparsi nella vita reale. Prova a non urlare. Non giocare a Talking Tom del dark web alle 3 di notte ti spia. I titoli mi fanno spezzare. Anche le copertine sono incredibili. Del fantasma di pinnacoli pendenti su Fortnite alle 3 di notte, tra parentesi, dark web. Videochiamo Poppy Playtime e Talking Angel, mi hanno preso. Non giocate a Togatic, ma poi sempre alle 3 di notte, è incredibile. Cappi, sangue. Aspettate ragazzi, sto esplorando le copertine, mi piacciono un sacco di questo canale. Sono assurde.
trum trum, capito? Ma questi, capito, sono storici, sono storici. Di Eleonora Olivieri. Eleonora Olivieri. Già Harry Potter Among Us. Cosa stracazzo è sto canale? Stranger Things, il film. Prima elementare versus quinta elementare. Ci sono un botto di video su Stranger Things. Eleonora viene graffiata da un gatto e Vittorio la cura. No, Vittorio Loffredo! Sono stata morsa da uno squalo. Cosa cazzo vuol dire? Vittorio è stato punto da una medusa. Vittorio viene punto da un'ape. A Vittorio viene una malattia terminale. Cioè, non lo so, povero Vittorio. Ho incontrato Tom Holland. Poi fa troppo ridere. Dico solo di Among Us nella vita reale. Intervista quadrupla. Cosa stracazzo vuol dire? Va bene, dai, scegliamo un video. Scegliamo un video, scegliamo un video. Questo video, questo canale mi sembra interessante da scoprire. Mary è l'uovo di Pasqua di Huggy Wuggy. A casa tua versus a casa di altri. Vai, mi sembra interessante. Mi sembra interessante. È il momento di scoprire questo. Vai. Quando finisci la carta igienica. Non ho perso purtroppo. Quando finisci la carta igienica a casa tua. Ah. Ah. Oh no! Vabbè, non è un problema. Sorella! C'è un'emergenza importantissima! La tipica merdaccia delle 17:25. Odio quando mi cago addosso alle 17:25. Vai a cagare. Già fatto. Salto. Di solito caghi a casa degli altri a 1:06, giustamente. Oh no. E adesso cosa faccio? Non posso chiedere a qualcuno di darmi dell'altra. Perché c'è un timer sul gabinetto? Forse non mi sono concentrato troppo su. Vabbè, scusa. Antigenica. È la fine. Rimarrò chiusa in bagno per tutta la vita. Cosa posso fare? Ed è qui che nacque la famosa storia di Marco Merrino a casa di Dario Moccia. C'è solo una cosa da fare. Devo riuscire a lanciarmi e prenderla. Ma sta cagando con i pantaloni alzati. Ah, è una gonna. E poi si pulisce il bagno. Ma poi le femmine non vanno in bagno. Aspetta, prima che il video inizi, se non ti sei ancora iscritto, che cosa stai aspettando? Iscriviti per far parte della nostra grande famiglia e non perderti nessuno. No! Scusatemi. Quindi, mamma, ciao. Come va? Cosa pensavi di fare? Pensavi di lasciare i piatti nel lavandino? Ma quali piatti? Però la cazzo, la cucina è di una pulizia assurda. Non è molto spazio liminale. No! Ci sono le stoviglie pulite! Svuota la lavastoviglie! Cosa? No! Piuttosto la lava male! Cioè, la lavastoviglie qua è borghesia pura. Lavare i piatti a casa d'altri. Eleonora, tranquilla, siediti. No, ma si figuri, lo faccio volentieri. Ma poi perché a casa di altri è vestita bene, invece a casa è in cosplay tipo da boro? No, non ti preoccupare. No, ma guardi, tranquilla, sono troppo abituata a lavare tutti i piatti a casa mia. Sei troppo brava. Jesse Pinkman è incazzatissimo. Sbreezer, no, non ho il coraggio di vedere Sbreezer. Porca palettina fucsia. Oh, però porca palettina fucsia, onestamente OG. Così? Gratis? Patatine, bibita e non posso chiedere a
scuola? Ma tra l'altro, perché vado a scuola quando potrei fare così tutto il giorno? Che bella vita. Potresti cucinare metanfetamina. Cosa fai con le patatine sulla poltrona? Scusa, vieni qui. Volevo solo riposare. Ma perché sia la mamma che la figlia stanno in casa con gli occhiali da sole? In salotto, ma no, dai, comunque questo video è abbastanza tranquillo, dai, abbastanza tranquillo. Ha superato il check di YouTube Kids, questo va bene per YouTube Kids. Canale approvato. Ci siamo signori, ci siamo. Due minuti e 28. Com'è? Nuovo world record? O forse PB?
Eh? Ma la freccia di colore, scusami, ma la freccia di colore rosso, bro, dai, forse è vera, avrei dovuto farla rossa. Ci vuole un po' più di saturazione, scusatemi, andiamo, no, più di vividezza forse, facciamo così. Ecco fatto. Ecco fatto, aspetta. Porca troia, porca puttana, oh, miseria santa. Però guarda come Stumble Guys non peggiora perché ha già la saturazione a 1000. Sono diventato impercettibile. Se la faccio in bianco e nero che succede? Oh cazzo, ho fatto una blackface. Vabbè, sembra un tipo, esatto, sembra tipo una roba gorro, qualcosa del genere. Tipo i video gore dei filippini tagliati in quattro pezzi. Può peggiorare secondo te? Ecco. Nico Vandetta Nico Vandetta ormai è diventato impercettibile, non si capisce più chi è. Di me si vedono solo gli occhi azzurri tipo qua. Il cappellino è diventato verde. Vai, per celebrare questa saturazione è il momento di andare a controllare che cosa combina Bella Diana, che cosa sta facendo. L'urlo di Munch. Che cosa è successo? Bella Diana, dai, andiamo a controllare come sta Bella Diana. Che succede con Slime? Cosa ha fatto a se stesso per amore? No, non mi dire che cosa. No, no, Slime, cosa hai fatto? Diana contro ex fidanzato. Diana ha dato risposta alla Nasta. Tatuaggio con il nome di Diana non significa BFF. Il ritorno del Bunny Team. Diana ha fatto una scelta. Chi sono nel nome cheerleader del Bunny? Diana si è fatta quasi male a scuola. Nasti hanno restituito il ragazzo di qualcun altro. Cosa cazzo vuol dire? Diana si è quasi fatta male a scuola. Nasti hanno restituito il ragazzo di qualcun altro. Cosa cazzo vuol dire? Diana è una traditrice. Tutti vogliono tornare a scuola. Diana ha recuperato i suoi sentimenti. Ah, questo è quello che è oggi del live. Diana ha rovinato il suo petto. Diana avrà fatto un video sulla merda. Ragazze sono vomitare. Come mai? Solo i ragazzi lo sanno. Quello che le ragazze hanno fatto per il bene della popolarità. Ragazzi, la copertina di questo video, aspetta. Ragazzi, la copertina di questo video. Ragazzi, la copertina di questo video. Ragazzi, la copertina di questo video. Cosa stracazzo è? Allora, cosa vediamo? Ragazze sono vomitare o cosa le ragazze fanno per la popolarità? Anche ragazze sono vomitare, è incredibile. Tanto lui è pazzesco, secondo me. OG, veramente OG player. Popolarità, dai, va bene, vediamo cosa hanno fatto le ragazze per la popolarità. Però questo video ti dimostra che se cambi, tutti ti guardano. Cioè, la morale è essere sempre te stessi. Cioè, essere sempre te stessi se nel video la gente si fosse messa a fare «Ah, non mi interessa che hai il culo bello, a me interessa la personalità». Cioè, nel video ti fanno proprio vedere che se c'ha il culone, piaci. Ok, vabbè, scusate. Oh, ottimi insegnamenti, Sbreezer. Vai, che me lo state spammando in chat. Chi è Sbreezer? Ah, certo che mi ricordo Sbreezer. Apro il canale e sento un orgasmo. È una sexy lingerie. Ok, su Minecraft. Dolcetta mi bacia. Famiglia di Minecraft 2023. Minchia, che nome. Bel nome. Ma ancora? Ma quindi questo personaggio ha proprio il bikini. La bulla mi succhia il sangue. No, ragazzi. Ragazzi, ma cosa cazzo sto facendo? Ragazzi, ma le miniature sono incredibili. Ma i bambini si arrapano tantissimo. Cosa stracazzo è sta copertina? Oh!
Sbrizzer, entro nel solo ragazze bagno. A parte il titolo che non l'ho ben compreso. Scopro che la bulla è una vampira. Ecco mio figlio. Chi acchiappa e senza vestiti in piscina su Minecraft. Sbrisera le mani realistiche su Minecraft. Dormo con le bulle, il mio primo amore su Minecraft. Mia figlia vede sbrisere la bulla mentre... Mentre cosa? Briser sbotta su Minecraft. Entra nel club del... La mia bulla mi seduce su Minecraft. Mio figlio fa uno scherzo ai miei amici su Minecraft e mi fa investire da un treno. Ok. Interrompo il bacio di Violet e Crucco. Cioè, quindi questo canale si basa sul far arrapare i bambini e sul e provare effettivamente che la sex mod esiste? La mia ragazza drago mi lecca su Minecraft. La mia bulla mi toglie i pantaloni su Minecraft. No, ragazzi, io non ho parole. Cosa cazzo sto vedendo? Ma sono tutti video sex related. La mia bulla mi toglie... Ma guarda la copertina, Dio boh! Ma guarda! C'è lui nudo! C'è letteralmente un personaggio di Minecraft nudo! L'ho perso, cazzarola. Ma? La mia bulla è bloccata nella staccionata. Io questa copertina l'ho già vista da Lion. In piscina con la mia bulla Lola. No, no, no words. Veramente sono rimasto senza parole. Sono rimasto senza parole. Vai, andiamo a scoprire questo video. Ok, adesso spacco la porta, va bene? Sei pronta, Lola? D'accordo. Ok. Sì, sono nata bene. Pronta. Ok, qua dentro c'è un fantasma e questi scudi... Ma il video si chiama La mia bulla mi toglie i pantaloni su Minecraft e inizia con loro con uno scudo antisommossa. Come abbiamo detto prima, ci servono per vedere le forme di vita che non dovremmo riuscire a vedere solitamente. Pronta, allora? È l'orario perfetto per fare questa cosa, Svarise. Esatto. Muoviamoci. Andiamo. Per distruggere questa porta serve il tuo aiuto. Proprio così, lascia like adesso. Esattamente, ragazzi, stanno arrivando i like. Li vedo arrivare, sono molti oggi. Ok, okay, non mi dire che si spacca sul serio. Okay. Cazzo, ma quindi se non mettevo like non si spaccava. Ma che figata. Ok, rotto, andiamo. Andiamo. Ok, tieni gli occhi ben giusto, aperti. Devo tenerlo aperto questo coso. Dovrebbe stare in questo palazzo, come ha detto Valak. Controlliamo come si chiama tutti lui. I buchi che abbiamo davanti. Sì, giusto, hai ragione. Vedi qualcuno? Io non vedo nessuno. Claro. Al non momento sembra tranquillo. Cos'è stato? Perché hai sentito? Proveniva dal piano di sopra, Andiamo. Si è aperta una porta di sopra. Ho sentito. Oddio. Ma non è direzionale, come fai a capirlo che è sopra? Questo posto è spaventoso. E fa paura davvero. Perché c'è Belen Rodriguez in questo video? Vedi qualcosa? Io non vedo niente. Non vedo nada, è un buio tremendo e sorriser. L'unica cosa che vedo è... queste luci strane, sembrano sfere di luce che si vedono. È vero, guarda, si vedono attraverso il... tutto polveroso. Sì. Ok. Quando fanno sesso? Scusate, ragazzi. Qua sembrerebbe che non ci sia nessuno. Impossibile. Sarà allora in questa stanza, forse. Prova. Come si chiamava la serie famosa dove c'erano dei cacciatori di fantasmi? Sgomorra. Scrivimelo qua sotto nei commenti, mi raccomando. Che se lo farai, ti lascerò il cuore. Sì. Oddio. Eccolo là. Lo vedo. Ehi. Ti abbiamo colto con le mani nel sacco. Adesso devi morire, ok? Quando fanno sesso? Qui per uccidermi. Sì. 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 Finalmente. Ormai il mio tempo è arrivato. È arrivato? Non ho più nulla da fare su questo pianeta. Cosa? È perché... Ormai. È rimasto solo. Ma quando fanno sesso? Oh mio Dio. Triste e desolato. Cavolo. Tu quindi vuoi... Questo stacco di musica. Vuoi davvero
Morire per sempre, per quale motivo? Te l'ho già detto, la mia esistenza in questo mondo è inutile. Sono rimasto da solo. Non hai una... Insomma, sono morti anche i miei genitori. Oh, no. Il mio migliore amico. Come fanno sesso, ragazzi? Sono molto insistente, voglio arrivare al contenuto del video. Cioè, il contenuto del video arriva tipo qua. D'accordo? D'accordo. Ma perché non poteva chiamarsi tipo andiamo in una casa di fantasmi piuttosto che chiamarsi così? Perfetto. Ottimo. Bene, andiamo a casa. Oh, mamma mia. Finalmente. Siamo già a casa. Giusto, andiamo dentro a dormire, voglio dire. Ok. Un fucile che sono comparse. Lo scudo. Scusate, mi fanno troppo ridere le pistole. Siamo su diventando Minecraft. Dei cacciatori di fantasmi. Dai, è figa come cosa, non credi? Speravo di avere un lavoro diverso. Vabbè, però non è proprio un lavoro perché non guadagniamo nulla. D'altronde siamo ricchi sfondati. A proposito, cacchio, io devo ancora andare dal tizio. Vabbè, ormai è tu notte. Devi far rifare la casa. Devo far rifare la casa, sì. Dov'è Lucky? Eh? Dov'è Lucky? Era qui quando siamo usciti. Lucky? 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 Dove sei? Lucky? Lucky? Dove sta? Lucky? Lucky? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Boring! Scusatemi. È stato un po' boring questo video, purtroppo. Un po' boring. Oh cazzo, adesso ho la home piena di video di death metal e YouTube Kids. Che grande accozzata, eh. Che grande accozzata. Roma e Diana. Chi è Roma e Diana? Ita Vlad. Cosa cazzo è? Diana e Roma in Puppet Room School. Cosa cazzo, che cazzo è? Ma è spagnolo. Ah, oh mio Dio, è uno dei canali che c'è in tutto il mondo. Oh mio Dio. Diana e Roma nella sfida escape room. Diana e Roma fanno, ok, giocattoli. Diana finge di essere il piccolo Oliver. Facciamo il test. Avranno fatto una stronzata con la merda? No, non puoi cercare i video in questo canale. Non so per quale motivo. Diana sistemare Roma nella sua stanza. Diana e Roma giocano in sorprese colorate. Diana vuole essere magra, si allena e mangia cibo sano. Diana e Roma hanno trovato un gattino divertente. È fottutamente costoso. Diana e Roma fingono che il pavimento sia lava. Brutale. Brutale, brutale. Diana e Roma da Abu Dhabi. Storia del mostro sotto al letto. Vai. Diana e Roma. Mostro. Perché è fottutamente... Ora voglio di una pizza. Oh, che palle. Perché è così fottutamente pieno di effetti sonori cartone animato? Al mostro piace la pizza. Fottutamente over editato, over effetti sonori, over tutto. Ha mangiato tutto. Il mostro di Firenze è un pazzo assassino. Ho bisogno di cibo. Mostro,
torta. Torta al nucleare. Mangia anche le torte. Moderatori, per favore, togliete dal canale l'utente che ha scritto che bei piedini che ha, per cortesia, grazie. Smetti di mangiare, vieni fuori. Ma i bambini riescono a capire cosa sta succedendo? Cioè, io sto faticando perché ci sono così tanti stimoli ovunque e non sto capendo niente. Un bambino riesce a comprendere cosa sta succedendo in questo video? Sono pronta! Zio Pera, che roba! L'ha ucciso! Brava Diana! Diana ha scopato il mostro e non c'è riuscita perché il mostro gli ha mangiato la scopa. Diana, cazzo, devi ricorrere a metodi più pericolosi, come un fucile d'assalto. Ok! Diana vuole succhiare il mostro con un aspirapolvere, vediamo. Gli effetti sonori. Sono Diana, togliti da lì che poi il mostro ti mangia. Manca. Oh mio Dio, che sei carino tu. Oh mio Dio, che carino. Non è un mostro, è il mio gatto. No, non è un mostro, è solamente un gatto che abbiamo pagato 1800 euro al posto di prendere un povero gattino che sta morendo dentro un canile. Però che carino! Oh! Oddio, che carino! Ancora? No, ragazzi, il mostro era Roma. Roma, sei tu! Scusa. Sorpresa per un sonno migliore. Wow! È un unicorno! Una, due, tre! Cioè, quando gli passano la mano davanti, talmente sono saturati sti cazzo di colori. Cioè, voi state vedendo la mano che passa sopra quel colore? Come diventa, come si forma questo alone intorno alla mano che sembra che sia un cazzo di display, tipo che stanno passando la mano su un televisore. Si illumina! Sì! Ah, ecco perché, ok. Quel gattino è terrorizzato. Finisce così. Finito. Ok. Bellissimo. Bellissimo. Questo video ci insegna che i mostri non esistono, ma puoi comprare i miei cuscini. Giusto? Vai, Rabby e Molly. Chi sono Rabby e Molly? Rabby e Molly. Ciao. Ciao, siamo Rap Cancella e Rainbow Friends. Ma no, ma fanno pochissime visual loro. Scherzo a Rabby, ragno gigante. No, non ho voglia di vedere questo canale. Non ho voglia di vedere questo canale. Dai, troviamo un altro canale. Oggi dobbiamo scoprire veramente, veramente il canale più underground italiano per trovare il... Gianmarco Zagato, Vlad e Niki. Chi sono Vlad e Niki? È particolare questo. Robby Polar. Che cazzo è Robby Polar?
Robby. Oddio, fa solo video di Roblox. Non giocare per nessun motivo a Roblox il 9 novembre. La mia migliore amica è diventata cattiva su Roblox. Sono tutti video su Roblox. Sono in fin di vita. Video di Roblox importante. Che sonno. Ma chi è che suona? La sveglia. Un'altra giornata super noiosa. Che bolide. E riposarmi tutta. Che sta succedendo? Ehi, fermo. È il momento di entrare nel roleplay, perché a me è successa una cosa identica tipo una settimana fa. No, non è vero, la macchina ha frenato in tempo e quindi mi ha solamente colpito con la bicicletta. Io sono caduto così di lato e mi sono ammazzato. Bello. No, in realtà non sono finito sotto la macchina, fortunatamente è riuscito a frenare. Sì, semplicemente ha passato lo stop e non si è fermata a una velocità incredibile mentre ero appena tornato da fare la spesa. Sto cercando la mia ragazza, mi dica subito dove posso trovarla. No, non mi ha prescritto. Sono molto preoccupato. Ah, prego, mi seguo da questa parte. Amio, come è potuto succedere una cosa del genere? L'ha chiamata Amio. Mi seguo da questa parte. Amio, come è potuto succedere una cosa del genere? Sta morendo e tu la chiami Amio. Cosa del genere? Non capisco. Come sta? Stavamo aspettando il dottore, proprio adesso. Ragazzi, scusate il ritardo. Beh, vi devo dire che dovete salutarla. Non resta. Purtroppo vi devo dire che le è salito l'andare a comandare. Mi dispiace. Molto che, tempo. Che cosa? Comunque è tipo il loss. È tutto pronto. Direi che possiamo anche iniziare adesso. Ma sta ridendo. Aspetta, ma dov'è Franci? Non se lo sentiva, mi dispiace. Oh. Va bene, allora iniziamo. Ragazzi, questo sarà il mio ultimo video, immagino. Visto che ho avuto un brutto incidente. Beh, spero di riprendermi, ma forse non c'è possibilità. Ma fatevi dire una cosa. Io resterò sempre vicino a voi. Almeno è quello che spero. Un grande saluto. Ciao, Rossi. Oh, maledizione! Maledizione, che scatto! Sì, ho visto, a me è bellissimo. Tipo quando vai all'ospedale perché hai un po' di mal di pancia, ti addormenti e ti risvegli con il cast di Avengers davanti a te che ti dice che tu sei il vero eroe. Ehi amico, so cosa stai passando. È dura, lo so. Ma so come aiutarti. Però dovrei portarti della gente forte. Incontrerai un nemico molto potente. Perché sento un jitter click di sottofondo? Quindi chiama le persone migliori che hai. Bene, siamo pronti. Robby. No, un ride. La sedia. Ecco. Sedia, porca troia. Ah, che cazzo. La sedia a due gambe. Ciao ragazzi, benvenuti Avengers Uniti. What? Ciao sedia, grazie per il nono mese, bentornato. E grazie per il ride, un 34 denti. Benvenuti ragazzi, io sono Poldo. Stiamo guardando un video di Roblox. Aspettaci, perché stiamo tornando a salvarti. Beh, siamo arrivati. È fatto fare senza i toppi. Aiuto, aiutatemi subito. Portatemi a casa, la mia permanente. Come non detto. Il mouse però. Oh, cos'è quella faccia? Chi pensa che avesse fatto del male a Robby? Soprattutto sono io ad avervi teso una trappola. Chi è quel tipo? Prendi questo! Cosa? Mi hai ingannato! Bene, non te la farò passare liscia nemmeno io! Quando Franci sa fare queste cose? Capito? Nessuno si mette in mezzo fra me e la mia... Kan Hatsu Ire's final attack!
正真正銘最後の時間停止だ。これより静止時間9秒以内に型をつける。ザワールド。 1秒 経過。 Raga, ma il tempismo di questa cosa è incredibile. È finito. No, Robby, aspetta, non può finire così. Abbiamo bisogno di supereroi ancora. Beh, allora. Ebbene sì, è uscito il mio nuovo libro. Lo potete preordinare da adesso su Amazon. Quindi in tantissimi voglio che lo preordinate. Sono super felice. Basta cercare Robby, la comparsa del pet misterioso. Oppure basta andare dal primo link del commento oppure in descrizione. Mi raccomando, ci terrei tantissimo del cuore che lo preordinate. Cioè, però che bello avere questa età e riuscire a fare un libro. Cioè, ok, magari al Ghostwriter, però cioè, deve essere bello avere non so quanti anni abbia sta ragazza e poter fare un libro. Bellissimo. Bellissimo. Secondo me i bambini pensano che sta morendo davvero. Non lo... Io gioco a Gmod, un gioco molto pazzo. Ciao ragazzuoli, e oggi siamo su Gmod. Esatto. No, questo è Roblox. Scemotto. È da un bel po' non ci giochiamo, ma dai, iniziamo subito. Giocatore singolo, metti. Ma è veramente te Gmod dentro Roblox. Mettiamo la mappa normale e inizia. Lo so, caricherò un po', ma intanto mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e vi prego, fatemi arrivare a 180 iscritti. Fatelo per la... Ma si chiama Floppa Gamers 23. A parte che ci è arrivato a 180 iscritti, poi faccio un TikTok. Canzone, Just It. Ti odio a morte. La vostra amica Floppa. Iniziamo subito. Anche senza ragazza. Problemi, direi. Scusa, bro. Fra. Allora. Oh mio Dio. Abbiamo appena scoperto una delle cose più belle del mondo. Io registro il gameplay di Roblox e intanto mia madre urla in sottofondo. Problemi, direi. Allora. Ma come cazzo ti permette? Odio quando sto registrando i miei video su Roblox e i miei genitori iniziano a litigare. Allora, in pratica, oggi faremo Gmod. Poverina, però. Figo, figo. Gmod è fighissimo perché, cioè, in pratica è un gioco molto attivo. Fai, corri, fai mob dappertutto. Ed è molto figo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Sento ancora la mamma urlare. Iniziamo. Ok ragazzi, andiamo. Cosa potremmo fare? Un maledetto furry. È un maledettissimo. Allora, furry. Iniziamo subito componenti aggiuntivi. E iniziamo con la camminata bro. E mettiamo la che si può camminare sui muri, magari se appare mi fa un favore. Eccolo. Oddio. Madonna. Ok. Che bello però quando si è piccoli e ci si emoziona per queste cose. Mettiamo da che baby. Possiamo mettere Mettiamo l'ondata di Luigi. C'è un video dove lui entra in una partita, prova due cose ed è felice. Che carino. Negli anni 80 con Bob. Vediamo. Oddio, io poi io provo a buttarmi. Facciamo teletrasporto e... Dove potrei stare? Teletrasporto potrei fare... Sa comunque usare Gmod meglio di me. Sonic. Cioè Gmod. Oddio. No, si sta... lo stanno uccidendo. No, l'hanno ammazzato. L'hanno vediamo con questa torre. Se l'hanno ammazzamangiato, fra... Bro, oh. ragazza, porco due, non c'è il bro femminile. Costruire. Vediamo che fanno la torre. Oddio, com'è enorme. È un po' piccolino. No, schiatto.
Raga, si sono pappati la torre. Già, pappati la torre, che bello. Floppa Gamer, se sei stata una scoperta... Oh mio Dio, però il gattino è stupendo. Scusatemi, io ho spezzato la randomicità di questa cosa. Cosa cazzo è? Io ho doppiato Scottex. Io non ti amo. Sarei un amico speciale. Ciao. Cosa? Sei sempre speciale, sarei un amico speciale. Io non ti amo, Happy Mouse, ma sarei sempre il mio amico speciale. Pizza stasera? No, siamo senza soldi. Compleanno! Il mio compleanno, ho ucciso un fiore e ora mi stai portando il suo corpo morente? Sì. Wow, come facevi a sapere che io odio la natura? Ma è bravo! Ma è bravissimo! Ho anche prenotato una sessione per sparare alle balene. È il compleanno più bello del mondo! Ma non sto scherzando, ma è fottutamente bravo! Brava, porco due o... Ah, casa, dolce casa. Casa salata, casa. Questo è il balletto che sto per fare quando sto per fare una scorreggiata. È bravissima! Ma a volte lo faccio perché mi piace fare i balletti. Scusi, sa che ore sono? Me lo dice per piacere. Alle 13.45. Quanto manca alle 13.45? Te lo dirò alle 17. Ah, ok. A parte i piccoli tagli. Oh, pazzesco. Cioè per essere così. A parte pure riuscire a doppiarlo, non credo che a quell'età riesci bene a usare i software. Però brava. Cerca Bruno Muca. Ok. Stracazzo è sta roba. Se la pini una bambina ti inizia a seguire. Lo facciamo subito per un follower. Andiamo a cercare la bambina. Quella è Francesca, la bambina che mi ha cercato a rapina. Mo le faccio vedere io, porca mattina, porca. Francesca. Ragazzi, porca mattina. Ragazzi, io non l'avevo mai sentito. Porca mattina, è la prima volta che lo sento. Porca mattina, non l'avevo mai sentito. Nessuno me l'aveva mai detto. E adesso sono innamorato di questa parola. Porca mattina. Porca mattina. La userò tutta la sera, ragazzi. Mi dispiace. Porca mattina. Bruno, non è un piacere rivederti. So che stai escogitando un piano contro di me. E fai a saperlo, porca mattina. Bruno. Porca mattina. Porca mattina sarà un fallimento. Ti aspetto. Che ha detto questa? La mia prossima rapina sarà un fallimento. Francesca, ancora non hai conosciuto il superpotere di Pussy Muca livello 2. Se volete vedere Pussy Muca, il mio nuovo potere, lo vedete domani alle 2, porca mattina. Mettete porca mattina, ma è assurdo, porca mattina. Ma tra l'altro che nazionalità dovrebbe essere? Ah, è porca mattina. Cos'è Rimini? Non mi dire che... No, che cazzo... Che... Dov'è? Porca mattina! Porca mattina! È bellissima questa cosa! Fai un fit con Paghi, se fai esplodere la terra. Se bevi il petrolio, cosa cazzo vuol dire? Se spari a una persona ti inizia a seguire. Facciamolo subito per un follower. Porca mattina. Andiamo a cercare con la pistola nei pantaloni. Greda. Porca mattina, andiamo. Porca mattina. No, 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 tollerato, no, questo video non si può vedere, mi dispiace, volevate vederlo, no, non si può vedere, scusatemi, basta, basta video del genere, basta,
Porca mattina. No. Abbiamo trovato il nostro obiettivo. Andiamo. Pam pam, porca mattina, pam pam. Oh, oh, porca mattina. Oh, oh, se volete altri video, mettete like, porca mattina. E spari. Ma dove cazzo è? Ma a parte questo, ma poi molto bello. Molto bello, molto bello. Porca mattina. Tre cose che in Italia non ho mai visto. No, non credo sia YouTube Kids. Mangiare fiori di loto. Dannata home di YouTube, non mi aiuti. Non mi aiuti. Gandalf il bianco, cosa cazzo? Ma mo state tirando canali tipo Pollotrix. Canali troppo sconosciuti. Canali troppo, troppo sconosciuti. Fratelli imperfetti. Dai, andate a dormire, su, andate a letto che, dai, su, che dormi fa bene, versate, crescete sempre un centimetro e mezzo, che mo' vanno a dormire pure mamma e papà, ok? Hanno le cose di le coperte di Ben 10, è bellissimo, ma poi pisolo vicino a Batman. Fagli dai, buonanotte. Amore, finalmente i bimbi dormono. Andiamo a letto? Sì, amore. Questo si chiama trauma. Questo si chiama trauma. Vabbè. Piano. No ragazzi, no, questa cosa no, categorico no, non è, assolutamente no. No ragazzi, questo no. Ma a parte che è totalmente antisesso, fa zitto, fa casino. Andiamo a dormire, non facciamo casino, sennò papà ci si inchiappitta. Porca mattina! Non vi siete ancora iscritti al nostro canale? Iscrivetevi subito! Un po' piccante ma divertente. Ridete, non fatto i maliziosi. A volte con voi rido, ma stavolta lo trovo sgradevole. E dai, fatte una risata! E dai, fatte una risata di vostro statement. Lasciate like! No, scusami, mi dispiace. Porca miseria. Lasciamo like. Vabbè. Ah. Bellissimo. Anita Stories, vai. Chi sei? Ma
Mamma Giulia, figlia Chiara, Kevin Believe. Oddio, sono troppi. Guarda un gacha, ti prego. No, non voglio guardare. GBR. GBR me l'avete detto prima? Gioia il bambino. Ah, sì, è quello che mi avete detto prima. Ah, questi sono normali. Questi sono normali. Bella Gianda. No. Ah, Mr. Dylan, è vero. Mr. Dylan devo controllare. Mr. Dylan, Weedy chi è? Ho una reazione allergica alle pillole per capelli. Non doveva finire così. Confronto con le amiche che mi hanno bloccata. Non l'ho mai vista soffrire così. Ma cosa stracazzo è sta roba? Ora ci siamo i sentimenti. Fingo di aver picchiato il nostro cane con Lu. Intrappolata in macchina tutto il giorno sotto il sole. Ma sai quanti bambini sono morti perché i genitori si dimenticano di figli? Vabbè. Lui si è stata derubata in metropolitana a Milano, sconvolti col logo dei carabinieri. Vomito su Luisa in piscina. Vomito sangue, porca troia. Ciao a tutti, io sono Valerio ed oggi siamo in un nuovo video, quindi te non c'è Luisa, sta un attimo. Cosa cazzo è successo, YouTube? Sei vivo? YouTube è esploso. Ricarica. Ciao a tutti, io sono Valerio ed oggi siamo in un nuovo video, quindi te non c'è Luisa, sta un attimo a comprare un caffè. Quindi niente, mi è venuta un'idea geniale, così proprio vi giuro al volo. Dato che qui stanno davvero tantissimi ragazzi e ragazze, farò tipo arrabbiare Luisa tantissimo ogni volta che passerà una ragazza. Cosplay tipo di Erfaina. Le farò un complimento assurdo, tipo dirò oh, quanto sei bella, farò proprio catcalling. In modo che quando Luisa mi sentirà si arrabbierà, quindi niente, testeremo la pazienza di Luisa perché lo farò veramente tutto il giorno finché lei proprio non mi metterà le mani addosso. Quindi non vedo l'ora di essere occorre perché se Luisa non mi vede già capisce qualcosa. Invece a breve. Luisa, guarda che milf questa qui con il gelato. Cosa? Guarda che milf qua dietro col gelato. Che milf. Milf. Cioè immagina che questa è tipo, che ne so, la mamma di un bambino che sta vedendo questo video. Si deve fare, ah, milf, aspetta, quella è mia mamma. Una madre che mi piacerebbe fare. Ma che bene questa. Lui avrà un'età, ma guarda che fisico tiene. Lui sa, guarda la signora dietro, è una milf. Guarda, guarda questa con la videocamera in faccia. Ma me lo mangio. Inquadrarla, imbarazzante. Ma scusami, una porca assurda. Vale. Oh, ma c'è non ci posso dire, dai, oh. Vale, perché glielo va? Sì, lo voglio rivedere il video. Valerio, no, per favore, non siamo cretinate, dai. Ci vogliamo spostare da qua allora. Ma perché? Dai, andiamo verso ma i giardini. Ma sono così tante di... Oh mio Dio, no, lui, mi sono innamorato. Mi sono innamorato di questo telefono rosa, ferma, ci devo provare. Lui, ci devo provare, è troppo bella. Ho trovato la mia nuova preda. Grazie. Lei, la mia preda. Preda? Preda, sì. Guarda che bella. Ti giuro, non ho mai visto una ragazza così, lui. Mi sono innamorato. Le palacche del numero. Valerio, Valerio, oh, numero. Oh, ma che testa, ma qua. L'hai fatta scappare, l'hai fatta scappare, fai veramente so, schifo. Ma ti rendi conto di fare queste cose? Ma sei un cretino, ma che ma perché? Che c'è? Qual è il problema? Valerio, qual è il problema? Ci spostiamo, andiamo verso i giardini, per favore. Bellissima! Oh. Questo video è grave. Oh, ma ci sta una buona. Non no, posso. Valerio, per favore, che non c'è? Fare figuracce. Non riprendere niente, non mi fa fare figuracce. Andiamo verso di là. Andiamo. Allora, Valerio è uscito fuori di capoccia. Che? Non ho capito che cosa sta andando a fare. Comunque è un po' impazzito, letteralmente. Almeno non è staged. Almeno non è staged. Male, ma che cavolo c'è in testa, ragazzi? Secondo me Valerio ha bevuto qualcosa, cioè c'era qualcosa di strano nel suo pranzo. Se magari tornasse qua, cioè boh. Mo lo inquadro, vedo dove vuole andare a parare. Cosa sta parlando di Fortnite? Cosa sta facendo? La tipo è imbarazzatissima, cioè palesemente se lo sta evitando. Palesissimo, rinzonato al massimo. Che cretino.
Vabbè, bel video, basta, non voglio proseguire oltre, interessante. Grande Erfaina. Mamma Chiara e figlia Giulia, cosa stracazzo è mamma Chiara e figlia Giulia? Porca troia. Mamma Giulia viene punta da un serpente, figlia Chiara viene punta, ma perché tutti sti video di Tube Kids sono bambini e vengono punti dallo schifo? Si sono fatti male alla testa e sono svenuti. Ma che cazzo è? Papà Antoni è morto! Ma che cazzo è? Ma che vuol dire Papà Antoni è morto? Zia Vittoria è incinta, figlia Chiara è scomparsa alla Conad, no, alla Coppa, scusatemi. Ma che cazzo? Figlia Chiara e figlio Diego si sono lasciati, ma non sono fratelli. Costola rotta. Ma ci sono tutte queste miniature con loro con le facce tipo morti, tutti con il sangue nella faccia. Pallino si è fatto male, rischia di morire. Magari sto povero Pallino si è fatto veramente male. Questi ci fanno i video su. Povero Pallino. Pallino è sparito. Ok, dai, vediamo quello là di papà è morto, perché non... Ripeta, perché... Sì, signora, la posso capire, io mi immedesimo in lei, ma suo marito è venuto a mancare. Allora, Chicca, mi guardi un attimo. No! No! Chiara, mamma Giulia, una nuova... Bra, cioè stanno fingendo la morte di una persona per il video. E tutti i bambini che ci... No. Avventura, e poi compra il mio libro! No, tutto bene, sì. No, ma figurati. No, non disturbi mai. No, sì. E mancano 13 giorni ad Halloween, ti rendi conto? Ci sto guardando la televisione, sì, mi parli, sì. Il telefono. No, certamente. E figurati se non ci sono ad Halloween. Cioè, oggi è il 18, figurati se posso mancare. Ci sono io qua. Dai. È uno scherzo, guarda. Guarda la stessa storia, mamma mia. Se morivi forse era meglio. Ciao Andrea, come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene? Perché Andrea ha questa voce? Io insomma, ce n'è sempre una con mamma Giulia. Che succede? È letteralmente il Fumattia Pascal. Non capisco come mai. Adesso sai, è un momento un po' difficile. Cerco di stare tranquillo, però non è... Ma perché non gliela fai pagare? Non sarebbe male. C'è un momento un po' difficile, sto un po' male, amico di Papà Antonio, perché non gliela fai pagare? Cosa cazzo vuol dire? E sai che cosa gli potresti fare? Cosa? Un super scherzo. Cosa? Uno scherzo? Cioè questi hanno problemi di coppia e lui gli fa un super scherzo in cui finge di morire. Grazie, amico mio, ti voglio bene, ciao, a presto. Ma che cazzo? Ottima idea ha avuto il mio amico, adesso gli farò uno scherzo a mamma Giulia, che non se lo dimenticherà mai. Vado. Chi è che mi sta chiamando? Aspettate un attimo. L'ospedale di Roma. E che cosa vuole? Sì, pronto? Pronto? Memorizzato nel telefono, ospedale di Roma. Parlo con mamma Giulia? Sì, salve, buongiorno, ma mi scusi, perché mi sta chiamando da un ospedale? Sì, salve, volevo informarla che papà Antonio è venuto a mancare. Mi dispiace per la sua perdita. No, mi scusi. Ma a parte nei commenti, mamma Giulia, video Chiara, figlio Giulio, uccidete papà Antonio, che così è meglio. Volevo dire, figlia Chiara, uccidete papà Antonio con la pistola, la ammazza, il coltello e tutto. Tutti i commenti, giustamente, non si fa però,
Non si scherza con questi temi. Pensa che magari di questi bambini in chat gli è morto veramente il padre e hanno subito una situazione in cui la mamma gli ha detto: guarda, papà è venuto a mancare, la bambina si è messa a piangere. Ecco, immagina che per caso gli spunta questo video sotto e ripensano a quando il loro padre è morto. Era uno sverso. Ridicola. Ecco, se era vero che era morto papà Antonio, figlio Diego e figlia Chiara erano senza papà come a me mi è morto mio padre nel 2011 ed è una cosa bruttissima, io sto male perché io non c'ho un papà, pensate se era vero. Ecco, brava, cioè questa è la cosa più giusta, cioè Bomber Gamer lo dice, mio padre è morto, cioè porca troia. Mia mamma che fa la maestra ha un'alunna che purtroppo sta per perdere la mamma per un tumore. Questa bambina lo sa che sta per perdere la mamma, cerca di rimanere sempre felice. Tutto ciò per dire che non si scherza su queste cose. Cioè, ma questo sono uno di quei casi in cui io sono d'accordo col moralismo. Perché non è... cioè, un conto è lo scherzo, un conto è il sarcasmo e tutto. Però in questo caso, cioè... è uno scherzo fatto a dei bambini di 8-10 anni. Questo scherzo è esattamente molto triste. Faccina che ride. Cose. Non si scherza su queste cose, appunto, appunti. Leggi Florinda, dove cazzo è Florinda? Non l'ho vista. Mi chiamo Angela. Scusate il mio umorismo è totalmente rotto. Madonna, commenti, vabbè, la gente che dice non si scherza su queste cose, non si scherza così perché una persona si può piangere, non mi dico meno male, povera Italia, faccine incazzate di vari colori, mi chiamo Angela. Esatto, ci vuole rispetto perché queste cose le ha vissute dal vivo, cioè sono d'accordo. Poi sono il primo a scherzare su un parente che è venuto a mancare nel contesto in cui si può fare. Dove abitate? Sono Marco, sto scrivendo dal telefono di mia nonna. È un brutto scherzo. Metti qui link. www.com. Non si scherza su queste cose. Sono tutti i commenti, non si scherza su queste cose. Ci sono persone che muoiono veramente... Vergognate a fare lucro su questi temi, vi dovrebbero bannare da YouTube. Non si scherza mai con queste cose, sennò tutti piangeranno. Mi piace Diego. Mi dispiace per Chiara. Ragazzi, i commenti sotto questo video sono incredibili. Bufali l'acqua in testa. Godo. Bellissimo. Bellissimo. Ecco, diciamo che questa cosa riassume un pochino il discorso di YouTube Kids. Sì, loro possono fare video per bambini, però in molti casi non hanno una cosa che li limita e possono fare questo errore. Io credo che anche loro si siano resi conto del fatto che hanno sbagliato, ma chi è che effettivamente gli può dire cosa è giusto e cosa è sbagliato? Cioè, sono loro a deciderlo. Scusate, quindi in questo caso... loro stanno automaticamente decidendo, cioè il mondo di YouTube Kids va a decidere automaticamente che ad esempio i video sugli incidenti vanno bene, i video su è stato punto da un serpente va bene, i video su Huggy Wuggy che mangia le persone vanno bene, cioè lo decidono gli altri che fanno video su YouTube, quindi se improvvisamente quelli che fanno video su YouTube Kids decidono che l'omicidio è una cosa per bambini, tutti i canali di YouTube Kids inizieranno a fare video sull'omicidio. Questa cosa è fottutamente grottesca. Cioè, se io vi raccontavo un giorno, così a caso, che qualcuno avrebbe finto che quest'uomo fosse morto per fare lo scherzo ai figli, voi dite, ah sì, vabbè, non credo possa mai succedere, sono comunque video per bambini. Eppure guarda sto video. Se io vi vengo a dire, ma guarda che un giorno su YouTube Kids inizieranno a lanciarsi la merda addosso per scherzo, voi dite, ma non può essere, cioè, YouTube Kids. E invece...
Poldo, fai un podcast. In realtà siamo arrivati alla fine della live. Siamo arrivati in quella terza parte della live in cui volevamo un attimino chiacchierare un poco, perché siamo ritornati in live dopo due settimane di nada, porca mattina. E quindi è il momento di chiacchierare un attimo. In realtà sarà una roba di 10 minuti. È perché oggi ho avuto una chiamata molto importante con il gruppo. Con il management, e ho valutato bene l'idea del discorso streamare su YouTube. Sarà che sono un po' affezionato a Twitch, ed è brutto che devi pensare all'idea di trasferirti in un'altra piattaforma, cioè che poi YouTube è ritornare su YouTube perché ormai si è costruita la community su Twitch ed è un pochino problematico. Solo che, come sapete, tutti quanti nell'ultimo periodo si sono lamentati del fatto che Twitch stia introducendo una serie di robe, una serie di stronzate che iniziano a dare fastidio a molte persone che lavorano nella piattaforma. È innegabile purtroppo che la piattaforma stia andando lentamente verso il suo declino, e non vi nego che in quanto io ci campo di questo, ci lavoro, devo valutare il discorso di trasferirmi su YouTube. Ed è con questa che vi voglio effettivamente annunciare che le live si splitteranno. Vengo e mi spiego. Non è che da un giorno all'altro Twitch non esiste più e da domani Poldo su YouTube e basta, mandiamo a fanculo Twitch. No. L'idea che ho pensato al momento è quella di continuare a streamare su Twitch, cioè continuare le mie normalissime live su Twitch tutti i giorni alle 20:30, ma prendere un giorno a settimana, ovvero il giovedì pensavo di applicare, e sul canale principale Poldo andare a fare un format che vada a cozzare con i contenuti del canale principale. Ad esempio, la live di oggi di YouTube Kids la potrei fare tranquillamente su YouTube piuttosto che qui su Twitch. E qui su Twitch continuare a fare tutta la roba che faccio: il server sub, i gameplay, reaction varie, contenuti vari, in modo tale che poi posso continuare, insomma, con tutto l'ecosistema che ho creato tra Poldo Gaming e Poldo Uncapped, e andare a testare se le live su YouTube ci piacciono, provando a portare questo format settimanale in live su YouTube. Sì, no, a me non cambia un cazzo, ti seguo su YouTube o Twitch. Appunto, il discorso è il problema che su Twitch, raga, avete tanti problemi. È brutto entrare in live e leggere nella chat 8 pubblicità, 9 pubblicità, 12 pubblicità, 13 pubblicità. È brutto quando venite bombardati di pubblicità. Inoltre vi avviso, il prossimo passo è togliere il Prime. Quante persone fanno la sub al mio canale col Prime? Tanti, siete tanti che fate la sub. Dal momento in cui vi tolgono la sub con Prime, provate a seguire il mio canale con la stessa frequenza con cui l'avete seguito negli ultimi, che ne so, 6 mesi, negli ultimi 12 mesi. Sì, è il prossimo passo, sarà verso, penso a questo punto, settembre dell'anno prossimo, perché già hanno fatto le prime manovre, quindi verso 12 mesi e questa piattaforma non esisterà più. Nel momento in cui va via il Prime, semplicemente. È un problema, perché se voi riflettete, non succederà mai che togliono il Prime. Che tolgono. E invece sì, purtroppo è la realtà. Ci rimettono troppi e invece ci stanno rimettendo. Se tu rifletti, che cos'è il Prime? Il Prime è un fondo. È un fondo che non viene dato da Twitch, ma da Amazon. È un fondo per incentivare l'utilizzo della sub. Lo scopo del Prime è quello di farti comprendere che cos'è una sub. Ok? Nel momento in cui tu comprendi che cos'è una sub, al posto di farla con Prime, la fai normale. Fai una sub di 3, quella dei 3,99€. Ora, una sub con Prime è identica a una sub a pagamento. Twitch questo l'ha capito, Amazon l'ha capito, vede che chi fa la sub con Prime continua il suo abbonamento con Prime, perché è una sub gratuita, capisce che la gente non fa Amazon Prime per iscriversi ai canali, ma si iscrive ai canali perché ha Amazon Prime, e quindi ha detto: piuttosto facciamo sì che la sub di Prime sia una sorta di demo delle sub. Ergo, se tu hai la sub con Prime, sei abbonato al mio canale, ma vedi le pubblicità. Quindi è come se hai una sub con Prime, hai tipo una demo della sub. Una sub con meno vantaggi, tipo la pubblicità. Questo è togliere il Prime.
L'unico motivo per cui serve l'abbonamento è per non vedere le pubblicità. Quindi è il prossimo passo. Piano piano Twitch sta andando in questa direzione. Perché non può continuare. Una sub con Prime che cos'è? Tu hai un abbonamento gratuito, non paghi, io guadagno. Chi è che mi paga? Amazon. Pensa quante persone fanno la sub con Prime. Amazon sta perdendo sempre di più soldi. Questo fondo delle sub con Prime era una cosa che già dall'inizio si sapeva che un giorno sarebbe stata tolta. Tutti sapevano che quando Prime sarebbe stato tolto, la piattaforma avrebbe avuto un grosso problema. Ecco, è arrivato e Twitch sta reagendo nel peggiore dei modi, tagliando ancora di più i fondi e riducendo i guadagni degli streamer, e quindi è un po' problematico. E questo è il motivo per cui nell'ultimo periodo avete visto tutti questi casini su Twitch, persone che si lamentano, esplosioni di pubblicità. Poi c'è quest'altra cosa, ragazzi, che le pubblicità su YouTube sono molto diverse. Non so se avete notato, magari chi usa tanto YouTube l'avrà notato. Quando guardate tanto YouTube in un giorno, avrete un tot di pubblicità che vedete in un giorno. Esempio, voi in 24 ore guardate YouTube per 24 ore, in 24 ore vi beccate un totale di 20 pubblicità. Perché YouTube va a calcolare quanto guardate YouTube e quante pubblicità farti vedere, non ti spara una pubblicità ogni tot, si adatta in base a quello che tu vedi. Motivo per cui su un video su YouTube ti partono una, due, tre pubblicità, in quanto a quanto utilizzi YouTube va bene o male a spalmare meglio le pubblicità. Perché è un algoritmo molto più complesso che ha sviluppato Google negli ultimi periodi, ecco. Questo è il funzionamento base delle pubblicità su YouTube. Poi su YouTube sono io a decidere i prezzi delle sub, quindi sarò io un attimino a tentare di capire questa roba. È in fase sperimentale, come vi dicevo, sarà solo il giovedì alle 20:30, però le live su Twitch continuano, cioè io continuo a streamare su Twitch, la piattaforma dove streamo è questa. Momentaneamente voglio provare una volta a settimana a fare questa live su Twitch. Non sto dicendo che improvvisamente basta Twitch e via, no, questo è il principale, è solo il giovedì che ci sarà questa roba. Altrimenti usi YouTube Premium. Sì, cioè puoi pagare YouTube Premium e noi streamer su YouTube guadagniamo da YouTube Premium. Poi la cosa bella è che avete tutto su YouTube, live, video, shorts, cioè avete tutto un unico nel canale. Io non ho il problema che devo trasferire il pubblico da YouTube a Twitch. YouTube si è evoluto. Negli ultimi sei mesi YouTube si è evoluto davvero, davvero, davvero tanto. E credo che si stia evolvendo perché ha capito i passi falsi di Twitch ed è cambiato, ragazzi, tantissimo. YouTube di un anno fa faceva schifo. Anche sei mesi fa YouTube faceva cagare al cazzo. Provate ad andare su YouTube adesso e ad analizzare tutte le piccole cose che sono state messe e vi renderete conto che è diventato Twitch. I raid ci sono. I raid ci sono, non lo sapevo, si possono fare pure verso i video o verso live che dovranno iniziare. Si possono programmare le live, si possono fare gli sondaggi. Da questo punto di vista è praticamente stato reso identico. L'unica cosa che non c'è su YouTube sono i punti canale, ma credo che sarà qui da un momento all'altro il cambiamento. Non ci sono i bit, c'è la super chat, gli abbonamenti ci sono. È molto più comodo. Su YouTube non c'è il Prime, bravo. Su YouTube non c'è il Prime. Io come cazzo faccio la sub? Esatto, su YouTube non c'è il Prime, come cazzo faccio la sub? Non è fondamentale avere la sub su YouTube, perché comunque le pubblicità le vedi anche se hai la sub, ma sono molte di meno, quindi non la rendono fondamentale per goderti una live. In questo momento su Twitch avere la sub è fondamentale, perché sennò non riesci a vedere niente. Poi su YouTube c'è una cosa molto figa, ovvero quando c'è una live puoi tornare indietro. Su YouTube questa cosa, cioè su Twitch questa cosa non c'è, e dà un botto fastidio, perché se magari non avete la sub, c'è un momento in cui io sto dicendo una cosa importante e improvvisamente parte la pubblicità. Voi vi perdete due minuti di live e vi mangiate le mani perché non riuscite a seguire un discorso in modo completo. Chiudete la live e io ci perdo spettatori. Invece là potete tornare indietro, potete andare a vedere una parte più importante. Mi è successo poco fa. Cioè, questa è una cosa. Si può dai video, ma non mentre sei live. Non mentre sei live. Non si è mai capito perché Twitch non ha inserito questa cosa. Non si capisce. È problematica. Comunque con questa non voglio fare la situazione drammatica del ciao ciao Twitch, chi ha 8000 punti canale ora li perde tutti perché da domani stream su YouTube. No,
No, non sto, non mi sto trasferendo su YouTube, sto semplicemente sperimentando, provare a fare una live settimanale su YouTube anziché su Twitch, per vedere come funziona, per vedermi, per testare se è arrivato il momento, se nei prossimi 6 mesi dovrò valutare questa cosa oppure no. Devo semplicemente testare questa cosa. Ci tengo a dirlo perché comunque qua c'è una community molto forte su Twitch, però d'altro canto mi hanno fatto ragionare del fatto che la community, come c'è su Twitch, c'è su Instagram, c'è su Telegram, c'è su YouTube, c'è in tutta la piattaforma. Alla fine chi è affezionato a me, non alla piattaforma. E se va bene ti trasferisci, è ovvio che se la piattaforma muore io mi devo spostare. È meglio adattarsi a una situazione magari più adatta, in cui voi riuscite a godervi meglio i contenuti piuttosto che rimanere qua e avere tutti i problemi, eh. Non lo so. È da valutare, come dicevo prima, e devo semplicemente provare a vedere come va. Sto un po' leggendo i commenti. Vabbè, io intanto vi ringrazio per tutti quelli che hanno fatto la sub oggi, scusate se non vi ho ringraziato tutti, ma siete più di 100, quindi non sarebbe diventata impossibile seguire la live. Prendete questa come un mega unico ringraziamento. Grazie, sono tornato dopo questa pausa, noi ci vediamo ogni sera alle 20:30 live su Twitch. Grazie a chi ha rifatto la sub, benvenuti, bentornati, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub, entrate perché è un bel gruppetto, quindi grazie veramente a tutti quelli che hanno fatto la sub, a tutti quelli che hanno donato. Noi ci vediamo domani alle 20:30 live su Twitch perché abbiamo un bel contenuto, ovvero montare la sedia della Secret Labs. Domani montiamo la sedia della Secret Labs. In base a che ora finiamo, vediamo di fare qualche stronzata, tipo qualche reaction a caso, magari una poll TV fatta così at random, oppure vediamo. Non lo so. Devo ancora valutare che cosa fare domani dopo aver montato la sedia. Comunque partiamo con il montaggio della sedia. Partiamo sicuramente con il montaggio della sedia. Partiamo con quello. Ok signori, io direi che ho detto tutto, siamo arrivati alla fine di questa live, io vi ringrazio per tutta l'accoglienza di oggi dopo il mega comeback, ci vediamo domani alle 20:30, vi ricordo di seguirmi su tutti i social, vi rindirizzo da chi vi rindirizzo? Vi rindirizzo dagli amichetti, dai, che sono in maratona, Loi. Leggi la sub di Erva, sì, non la troverò mai, te lo dico, c'è una lista infinita di sub. Non la troverò mai, sarà qualche stronzata tipo cacca pupu pipi 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 pupu pupu titi pipi. Erva. Cioè queste sono di 2 ore fa, no? Cioè non la troverò mai. No, non la troverò mai, mi dispiace. F. Va bene signori, raid agli amichetti, io vi ringrazio per essere... Ma come... Io vi ringrazio per essere stati in live fino adesso, salutatemi gli amichetti, siamo tornati. Io inoltre vi ricordo che a fine mese, ovvero 25, 26 e 27, mi troverete alla Games Week di Milano, sarò presente tutti e 3 i giorni. E oltre a me sarà presente il mio fantastico merch, se non l'avete ancora comprato avete l'ultima occasione per il 2022 di acquistarlo. E c'è, l'ho trovata alla Games Week, lo trovate, quindi se siete di Milano, comunque non siete di Milano e state andando, noi ci vediamo là, e becchiamoci là, venite a salutarmi, veniamo a fare una foto, veniamo a fare una chiacchierata, io sono sempre felice di chiacchierare, insomma, siamo là. Ragazzi, grazie per avermi seguito anche stasera in live, ci vediamo domani alle 20:30, buonanotte a tutti quanti, e... Ma perché c'è della lo-fi di sottofondo? Cioè questa cosa non è buona. Buonanotte ragazzi.